Ciao, buongiorno a tutti, Alessio Cocchi, Creativo.it, ben arrivati ad Empoli. Parto con questa considerazione: come avete vissuto questo momento particolare? Un campionato da protagonisti, siete arrivati terzi lo scorso anno, poi il fallimento, un momento di impasse ed arriva ad Empoli. Come si vivono queste giornate, queste settimane? Ma sicuramente sono situazioni che non auguriamo a nessuno. Poi noi alla fine l'obiettivo nostro è quello di allenarci sempre e stare concentrati sul campo. Poi sono stati dei problemi societari che non riguardano direttamente noi, che purtroppo sono accadute. Niente. Non so tu. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Io invece volevo chiedervi che effetto vi fa essere insomma qui a Empoli, a entrambi insomma. Ma Empoli è una società ambiziosa. Oltre all'importanza e lo storico della squadra, è un'opportunità sicuramente, soprattutto per noi giovani. Voi giovani? Noi. No, è una piazza che fa calcio da molti anni e che ha grandi ambizioni, quindi personalmente l'ho scelta per questo motivo, perché voglio tornare in Serie A, era quello che mi ero prefissato lo scorso anno a Palermo e purtroppo per motivi e demeriti nostri e per motivi sicuramente che erano extra calcistici non ci siamo riusciti, e quindi il mio obiettivo è vincere il campionato e giocare in Serie A l'anno prossimo con l'Empoli. Ecco, tra l'altro appunto dicevate di questa vicissitudine che avete avuto a Palermo, poi adesso avete avuto, tra virgolette, la fortuna di approdare una squadra importante che potrebbe portarvi nuovamente proprio nella massima serie, come tu dicevi. Insomma, tutto sommato, da una situazione difficile vi è andata più che bene rispetto anche ad altri vostri colleghi che giocavano con voi. Potete sentire anche un po' baciati dalla fortuna sotto questo punto di vista. Sì. Ah, rispondi tu, vai. No, dico, sicuramente ci è andata meglio, ma secondo me il problema più grande alla fine non l'abbiamo noi, ma l'hanno chi lavora dietro alla società, come i magazzinieri, addetti stampa e tutte le persone che lavorano dietro il Palermo Calcio. Io non credo nella fortuna, quindi fortuna ce n'è poca, anzi. Lavoro, se una società ambiziosa come questa ci ha voluto, vuol dire che abbiamo dimostrato qualcosa e dovremo soprattutto dimostrare e dare molto alle persone che ci hanno dato questa opportunità. Quindi la fortuna nel calcio non esiste, esiste forse un 5%. Mi collego a Roby perché dispiace per le persone che hanno dato tutto per Palermo e per il Palermo e che ultimamente poi hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi, però non c'è comunque da scordarsi quello che il presidente Zamparini ha fatto comunque per 20 anni e per tutte le persone, per tutta la città. Ci sono state dinamiche sicuramente poco chiare, hanno pagato in primis le persone che lavorano quotidianamente, quindi i giocatori e tutte le persone che fanno parte dello staff, della gestione del Palermo Calcio in toto, e ha pagato poi giustamente anche l'ex presidente, però ecco, non dimentichiamoci quello che è stato il Palermo per 20 anni e sarà per i prossimi 20 anni, almeno spero. Dal Buzzil Tirreno, una domanda a testa. Roberto, torni comunque in Toscana, che per te è una regione già ha significato una tappa importante, credo. E poi suppongo ci sia stato il vantaggio di poter trattare in dialetto con il DS a Cardi. Per Brignoni invece ho una curiosità da sempre legata a quel famoso episodio del gol al Milan. Ora che è passato un po' di tempo, ti ha più dato o più tolto? Grazie.
Ah, sicuramente tornare qua, cioè, se sono tornato, cioè, anche perché ho avuto dei ricordi belli, 2 anni fa sono stato a Livorno, abbiamo vinto un campionato, sicuramente torno con più esperienza. Per quanto riguarda il direttore Accardi, non lo conoscevo personalmente, ho avuto modo di conoscerlo in questi giorni, e come lui ritrovo anche Nino, che ho fatto tutto il settore giovanile con lui a Palermo. Per quanto concerne invece la domanda che mi hai posto poco fa, posso dirti che sicuramente mi ha dato molto a livello di popolarità, di quello che è il bello del calcio, quindi il tifoso, quello che è legato al ricordo del momento, e in generale comunque è stata una gioia immensa, è stato molto bello. È stato difficile poi rifarmi una credibilità da portiere, anche perché ero a Benevento e quell'anno... Che cazzo ridi? E quell'anno è stato difficile, perché comunque siamo retrocessi praticamente senza nemmeno iniziare il campionato. E quindi giocavi le partite, magari facevi anche discretamente bene, e poi si perdeva 2-3-0, poi sono cambiati 3-4 portieri, ci sono stati tanti avvicendamenti in porta ma anche in tutti gli altri ruoli, quindi avevo scelto Palermo per rilanciarmi e tornare a fare quello che ho sempre fatto negli ultimi anni, quindi se dopo una stagione come Benevento mi ha scelto il Palermo è perché avevo fatto bene negli anni passati e qualcosina avevo dimostrato anche a Benevento. E quindi ecco, ripeto, è stato difficile riprendere una sorta di credibilità che poi con il tempo comunque... Sì, quasi che tutti si aspettano ora da rifare tutto il partito. Sì, vabbè, quello fa parte del bello del calcio però, perché i bambini, i tifosi, quelli... appassionati veramente, diciamo che quel gol ha messo insieme tutte le tifoserie, tutti, e non c'è stato, ma sì, ma anche quelli del Milan, credimi, quando ho giocato a San Siro, quando sono uscito dallo stadio c'erano le persone che mi chiedevano le foto, mi facevano i complimenti, tuttora, ancora adesso, quindi è un aneddoto che è più unico che raro, ecco, e però rientra in una sfera romantica del calcio ed è bello ricordarlo così. Alessandro, Vientinesi, sempre il Tirreno, mi sembra ci sia, come giusto che sia inizio stagione, molta determinazione, cioè guardate subito la promozione in Serie A, da questi primi giorni che avete avuto col gruppo e dalla sensazione della costruzione della rosa, è già una rosa competitiva con le altre squadre attrezzate, pensate in Serie A, quali sono le sensazioni anche nelle prime uscite che avete avuto, e poi insomma domani c'è un test già più importante col Ponte d'Era, quindi quali sono le sensazioni che avete avuto alle prime uscite durante l'allenamento, se veramente c'è questa possibilità della rosa costruita fino ad ora è così competitiva per andare in Serie A? Sì, secondo me già la rosa è abbastanza competitiva, poi quello che ho notato subito arrivando qua è stata la compattezza del gruppo, l'unione del gruppo, che alla fine è quello che nel lungo andare ti porta ad avere risultati, anche magari quando non arrivi da qualche parte con la forza del gruppo arrivi anche lì. Sì, c'è un gruppo determinato, le persone, i ragazzi che sono rimasti qui dopo lo scorso anno sono determinati e hanno grande voglia di tornare dove sono stati. Ci stanno trasmettendo i giusti valori, i valori che servono per costruire un gruppo di persone solide e che poi formerà in seguito una squadra. Quindi mi ricollego a quello che ha detto poc'anzi Roberto. Un po' alla volta si sta costruendo un bel gruppo, il mister è molto bravo e sotto questo punto di vista e quindi sta a noi, dobbiamo fare la corsa su noi stessi, perché quando corri in bicicletta e fai una salita e ti giri vuol dire che sei poco sicuro, perché stai guardando, stai aspettando qualcuno dietro. Se invece guardi in avanti vuol dire che sei sicuro dei tuoi mezzi e sai quanto manca l'arrivo. Noi dobbiamo fare così, dobbiamo avere sicuramente grande umiltà, grande forza
e la determinazione di pensare solo ed esclusivamente a noi stessi, porci un obiettivo di punti e cercare di arrivarci il prima possibile. E poi quando hai fatto il tuo 100%, girarti e vedere quanti secondi hai guadagnato all'arrivo. E speriamo che siano i secondi che poi, visto che siamo in tema, ci permettano di portare la maglia gialla a Parigi. Ma Roberto, voglio chiedere se ci racconta un po' le sue caratteristiche. Tu puoi giocare sia centrale che terzino sinistro in questa difesa a 4, come ti vedi? Invece a te, Alberto, ti voglio fare una domanda che ho già fatto al tuo compagno, che è la Ligue, perché tu sei uno di quelli che fa sempre molto bene, però non riesce quasi mai a trovare, no, quella continuità, cambi spesso squadra, sembra tu debba quasi sempre ripartire nonostante ottimi campionati alle spalle. Quindi a che punto sei della tua carriera? Io ho sempre giocato come centrodestra nella difesa a 4, ho fatto alcuni spezzoni di partita a centrosinistra. Ho anche giocato nella difesa a 3, sia centrale che centrodestra, quindi sono questi tre, diciamo, i ruoli che mi ritaglio durante l'anno. Ma dove ti vedi meglio in questa difesa a 4? Centrodestra. Sì. Per quanto riguarda la mia di domanda, è facile. Io ho fatto un percorso in salita perché ho fatto tutte le categorie, dalla Serie D fino alla Juventus. Quando poi mi prese dalla Juventus dopo gli ultimi 3 anni da titolare in Serie B, iniziai un po' a girare. Non ho mai trovato la continuità giusta, per demerito mio e anche per qualche dinamica particolare. Ecco, il primo anno ho scelto di andare alla Sampdoria sperando di giocare, facevo il secondo e c'erano tante competizioni, e poi eravamo usciti subito dall'Europa League, in Coppa Italia siamo usciti col Milan al primo turno, quindi ho avuto poche opportunità, anzi una. E poi ho deciso di andare in Spagna, dove probabilmente ho avuto un atteggiamento sbagliato, pensavo di giocare, mi avevano detto che andavo per giocare. E poi l'allenatore fece scelte diverse e alzai la mano e decisi di andare via. Dopodiché sono andato a Perugia e sfioravamo la Serie A in semifinale e perdemmo. Mi volle il Benevento perché cercavo, ovviamente questi sono tutti prestiti, non ho mai in 4 anni, sono sempre andato in prestito, finché poi l'ultimo anno, lo scorso anno, avevo un altro anno con la Juve e decisi di dire alla Juve che non avrei rinnovato il contratto, comunque che non avrei voluto rimanere perché volevo, tra virgolette, provare a tornare a fare quello che avevo sempre fatto, quindi avere una sorta di continuità, e Palermo era la situazione ideale, la soluzione ideale. E poi purtroppo abbiamo fatto un campionato bellissimo e siamo stati penalizzati. E quindi sì, penso e soprattutto ho voglia di fermarmi. L'ambiente è quello giusto, è un ambiente fatto di persone, innanzitutto, prima che di professionisti, e questo nel calcio è una cosa rara, è una cosa importante, perché quando ci sono problemi i professionisti vengono dopo, le persone vengono prima e ti aiutano a andare avanti sia sotto il punto di vista professionale ma soprattutto sotto il punto di vista umano, e alla lunga questo paga, almeno sulla mia pelle, e spero di poter star qui a lungo e di crescere con la società.